mantenendo sempre dentro di me il grande sogno di raccontare storie attraverso il mio punto di vista. E fin quando, dopo, ho cominciato a scrivere, perché avevo bisogno di raccontare storie mie personali che mi piaceva comunicare, storie molto semplici. È nato un libro, poi è nato un altro, e poi trasformare in realtà il romanzo, la sceneggiatura, mi sono reso conto che è stato più facile di quanto mi aspettavo, ma perché in realtà il romanzo si prestava molto. Quando ho scritto questo romanzo erano già tanti anni che facevo l'attore, quindi senza volerlo in qualche modo forse sono stato contaminato dalle sceneggiature anche che leggevo, che studiavo. E è stato bello perché dopo tanti anni che desideravo passare alla regia, l'ho fatto con un gruppo di persone meraviglioso che mi ha aiutato in maniera importante, molto importante, degli attori bravissimi che si sono, la cosa fondamentale, fidati di me. E non è facile perché, sai, quando hai a che fare con un attore che passa a fare la regia e fa la sua opera prima, non sai se dargli fiducia oppure no. E soprattutto, guarda, anticipo già una cosa che dirà Giorgio. Il film parla di pregiudizio, perché è un tema che a me sta molto a cuore, insomma, anche di pregiudizio parla. E quindi non è facile affidarsi ad un attore che fa la sua opera prima da regista. Invece ho trovato un gruppo di persone che mi hanno dato l'anima, si sono fidati dal primo momento e se prima la sceneggiatura poteva essere interessante, grazie a loro tutto quello che mi hanno dato, quanto mi hanno aiutato, le indicazioni, i suggerimenti, le intuizioni, ho visto poi nel film qualcosa che secondo me la sceneggiatura in realtà non c'era. Grazie Giorgio Colangelo. Questa storia, sì, gli ammicchi che facevamo prima quando Marco parlava di pregiudizio è perché io ho confessato stamattina in TV che io avevo un pregiudizio negativo su Marco quando mi ha proposto il film. Io ho un pregiudizio su gli attori che fanno i registi perché ho sempre l'impressione che lo facciano perché vogliono comandare, non vogliono più essere comandati ma vogliono comandare perché è facile. Come dire, cadere in questo equivoco, che poi è un equivoco perché non è vero, e cioè vedere nel regista un uomo di potere, uno che può, che chiede, che comanda, e quindi l'attore che deve sempre ubbidire, alla fine dice no, è arrivato il momento che devo comandare anch'io. Questo è il mio pregiudizio negativo, ma appunto ci proietto il mio modo di vedere il problema. Mi sono dovuto, come ho confessato anche questo però stamattina, che mi sono dovuto ricredere ampiamente perché Marco è una persona di grande onestà intellettuale, quindi uno credo che si sia messo a lavorare. Quando ha deciso di fare il regista si è proprio messo a studiare, lo immaginavo la notte, chino sui manuali di cinema, se ce ne sono, a studiarsi i movimenti di macchina, la luce, gli obiettivi e tutto quello che serve per fare questo mestiere che è fondamentale, che è importantissimo. E quindi l'ha fatto bene. Poi da attore, regista, ha trattato gli attori con grande generosità, con grande comprensione. È vero, l'abbiamo aiutato, abbiamo fatto delle belle cose insieme nel film, ma tutto questo è stato possibile per questa accoglienza che abbiamo avuto da parte sua. Un attore si butta e fa delle cose anche difficili, le propone, non si spaventa delle difficoltà. Se si sente sorretto, sostenuto dal regista, non solo giudicato col ditino, no? Ma proprio accolto anche nei suoi errori, anche nelle sue debolezze, no? E questo è successo sul set tutti i giorni con tutti noi e quindi tutto quel bello e quel buono che Marco ci dice di aver aggiunto alla sceneggiatura, in realtà ce l'abbiamo aggiunto perché intanto c'era nella sceneggiatura. Le sceneggiature si sa, quando vengono realizzate si aprono come un fiore, diciamo così. La sceneggiatura è un bocciolo e il film è il fiore aperto, però c'era tutto nel bocciolo. E che cosa vuoi dire per te?
ringraziare soprattutto Marco per averlo scritto, per averlo fatto, e speriamo che piaccia anche a voi. Grazie.